La liturgia della parola di quest'oggi, molto ricca, ci pone di fronte al tema dell'acqua che Dio offre al suo popolo per la sua salvezza. Acqua segno di benedizione, acqua segno di fecondità, di fertilità. Viene promessa l'acqua al popolo di Israele che non rimane senza acqua, anche nel deserto. E quando si lamenta, il Signore provvede a farla scaturire addirittura dalla roccia. La donna che siede al pozzo scavato da Giacobbe vicino a Sicar è lì in un'ora particolare della giornata, quando il caldo è più forte. Non è un caso che intorno a mezzogiorno circa questa donna vada al pozzo per essere sicura di essere sola e di non suscitare chiacchiere, visto la sua vita affettivamente particolarmente movimentata. Sappiamo che queste cose danno sempre molto da dire. E Gesù le parla: dammi da bere. Questa richiesta da parte di Gesù di qualcosa da bere ha un significato simbolico particolare. Perché Gesù chiede da bere? Ricordiamo quando sulla croce dirà: ho sete. I padri molto si sono sforzati di capire il senso di questa frase, se alludesse soltanto a qualcosa di fisico o a qualcosa di più. Certamente qualcosa di fisico c'era, sia qui che sulla croce. Certamente Gesù alludeva anche a qualcosa di più, sia qui sia sulla croce. Gesù ha sete di anime, della salvezza dell'uomo. Gesù ha fame di fare la volontà del Padre. E questa è una riflessione che ci fa interrogare su quanto noi abbiamo sete, spiritualmente parlando, di quanto abbiamo fame di fare la volontà del Padre. Ma nel corso del contesto, Gesù dice che bisogna alzare gli occhi e guardare i campi che già biondeggiano per la mietitura. E Gesù ci insegna a guardare ai segni dei tempi e a quello che sta succedendo in un modo particolare. In questo caso io credo che a noi chiami molto a riflettere su tutto il discorso che riguarda l'adorazione. Gesù dice a questa donna che può darle un'acqua che diventa dentro di lei sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Quest'acqua è il dono dello Spirito, è il dono di una presenza che fa scaturire grazia e grazia e grazia e grazia dentro questa donna, dentro ciascuno di noi, un dono che viene riversato in noi con il battesimo e che continua a zampillare nel corso della nostra vita. Quest'acqua da dove sgorga? Nell'Apocalisse, quando si parla della Gerusalemme celeste, si dice che non c'è il Tempio in essa, ma l'Agnello e colui che siede sul trono, l'Agnello e Dio sono il suo Tempio. E dal trono dell'Agnello scaturisce un'acqua che rende fecondo tutto e fa dare frutti ad ogni stagione agli alberi che sono lungo questo corso d'acqua. Ecco, questo richiamo ci richiama al discorso sul Tempio. Qual è il vero culto? Se ne parla molto in questi giorni. Abbiamo le chiese chiuse. Per qualcuno è una sciagura assoluta, per me è un segno che il Signore ci richiama a fare attenzione al vero luogo di culto,
il luogo dentro di noi in cui zampilla la sorgente di acqua. Certamente la Chiesa è importante perché in essa tutta la comunità si raduna per rendere lode a Dio, ma ricordiamoci che il vero culto avviene nel vero tempio e il vero tempio è quello dell'anima. E quando Gesù parla distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni, Giovanni nota e gli parlava del tempio del suo corpo. Allora noi siamo tempio di Dio e in questo tempio di Dio dobbiamo imparare a rendere culto. E la donna tira fuori questo problema del culto. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. E Gesù risponde: Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Sta parlando forse di un altro luogo fisico? No. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, anche se ci distruggessero tutte le chiese, noi non verremmo meno nell'avere il tempio dove adorare Dio. Il Padre cerca questi adoratori, quelli che lo adorano in spirito e verità. È una formula trinitaria. Il Padre cerca quelli che lo adorano in spirito, terza persona della Trinità, e verità. Gesù è la verità, il verbo del Padre, la seconda persona della Trinità. Questa formula ci dice che noi dobbiamo imparare a adorare il Signore Gesù nel nostro cuore, lasciando sgorgare quest'acqua di grazia che viene dal profondo del nostro cuore, perché, come viene detto nell'Apocalisse, noi siamo costituiti dall'agnello immolato un regno e sacerdoti per il nostro Dio, e il nostro sacerdozio è un sacerdozio spirituale, interiore, nel quale veramente possiamo rendere culto a Dio nel profondo del nostro cuore e lasciare che la grazia di Dio sgorghi, zampilli dal profondo del nostro cuore, dove Dio ha aperto una sorgente proprio al momento del nostro battesimo. Il legno della croce ha toccato la roccia del nostro cuore, convertendo il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, facendo sgorgare da esso l'acqua della salvezza. Credo che sia una riflessione che ci dia molta consolazione. Questi giorni di isolamento, questa atmosfera surreale, a me ha fatto un'impressione venire fino qui in cattedrale incredibile, tutto vuoto, sembrava un film di fantascienza. Questa desolazione, questo deserto, sapendo che tutti invece sono in casa e che gli abitanti sono sempre gli stessi di prima, ci richiama ad un entrare dentro, al vero entrare dentro, che è quello dell'entrare dentro il profondo di noi stessi, nel vero santuario che il Signore ci ha donato. Fatelo in questi giorni, leggete la parola di Dio, pregate, state nel profondo del cuore, perché il Signore ci sta indicando questa strada attraverso i semplici accadimenti. A noi viene lasciata una responsabilità sul vivere con prudenza, con obbedienza, questi tempi di ritiro, questa quaresima particolarmente tranquilla che ci viene offerta, ma abbiamo anche il compito di recuperare i veri valori, il vero significato della vita, che queste costrizioni ci aiutano a capire. C'è qualcosa di più. Ci affidiamo con dolcezza, con amore, con affetto alla nostra Madonna della Salve che da sopra questo altare, all'altare del Santissimo Sacramento, dove c'è la presenza eucaristica del Signore, da sopra questo altare veglia sulla nostra Chiesa Alessandrina, sulla nostra gente che viene a cercare in lei conforto, aiuto, protezione. A lei ci affidiamo, a lei affidiamo il nostro popolo.
Madonna della Salve, veglia su di noi, prega per noi, confortaci, assistici, portaci ad incontrare il Signore Gesù e facci essere forti come tu sei stata forte nel momento della croce. Vogliamo allora adesso entrare nel mistero della liturgia. Ora, da questo altare, scaturisce la fonte della grazia. Vi chiedo di unirvi per una comunione spirituale vera e profonda, perché il Signore tocca e raggiunge i vostri cuori. Adesso, in questa celebrazione, anche se siamo impediti dalla partecipazione fisica, adesso siamo di fronte al Signore che sta per ripresentare ai nostri occhi la sua offerta amorosa e per ricordarci che il suo amore è l'amore più grande, quello che dà la vita per gli amici, che siamo capaci di capirlo, accoglierlo, ricambiarlo, donarlo. Sia lodato Gesù Cristo.